Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it. Terrorismo, il ministro Giannini dice no ai militari davanti alle scuole. Ad oggi non ci sono motivi che inducano il governo italiano a prendere sul piano della sicurezza materiale e individuale, scuola per scuola, provvedimenti eccezionali. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Stefania Giannini a chi le ha chiesto se alla luce degli attentati terroristici di Parigi anche le scuole in Italia saranno presidiate dalle forze dell'ordine e dai militari. Il Belgio, ha aggiunto il ministro Giannini, lo ha fatto perché le condizioni lì sono altre. La Francia ha sconsigliato le gite scolastiche in Francia ai francesi e non perché in quei giorni, fino a domenica, c'era un'azione investigativa in corso e poteva essere disturbata. La Giannini ha poi affermato che nel nostro caso la sicurezza si svolge su altri fronti. Il Presidente del Consiglio ha dato un messaggio molto chiaro. Sicurezza ed educazione sono due strumenti che vanno parallelamente. Quello dell'educazione e della cultura, dal nostro punto di vista, è quello più potente. Abbiamo portato al Consiglio dei Ministri dell'Istruzione a Bruxelles una proposta precisa di strutturare un curriculum comune a livello europeo che abbia come tema l'educazione alla cittadinanza europea. Animali clonati in Cina, nasce la fabbrica più grande al mondo. In Cina sta per nascere la più grande fabbrica di clonazione animale del mondo. L'intenzione è quella di sfornare cani, cavalli e fino a 1 milione di bovini d'allevamento all'anno. Per quanto possa sembrare moralmente discutibile, gli scienziati ritengono l'impresa estremamente importante per contribuire a salvare specie in pericolo di estinzione. Xu Xiaochun, l'amministratore delegato di Boya Life, società dietro il progetto, sostiene di voler iniziare le operazioni nella prima metà del 2016 a Tianjin, in una città a circa 160 km da Pechino. La struttura, da 31 milioni di dollari, ospiterà laboratori di clonazione e una banca genetica. Due società lavoreranno in tandem alla realizzazione della fabbrica: Boya Life, società di biotecnologie cinese, Soan Biotech della Corea del Sud, il cui fondatore è stato coinvolto nella polemica una decina di anni fa, accusato di aver clonato embrioni umani, e altri due istituti di ricerca cinesi. La fabbrica clonerà animali come cani da compagnia e per la polizia, cavalli da corsa e mucche, per essere vendute sul mercato a scala industriale. La capacità di produzione iniziale del primo anno sarà di 100.000 embrioni bovini, che arriveranno fino a 1 milione. Roma desertificata, Venezia sommersa, il futuro surreale secondo il WWF. In un futuro surreale, a tratti apocalittico, potremmo ritrovarci in un ecosistema totalmente trasformato. Questo è l'avvertimento del WWF Italia, che ha deciso di lanciare in occasione della COP21 di Parigi due serie di immagini destinate ai social media. La prima è costituita da 4 immagini di città surreali. Una provocazione, non uno scenario scientifico, un modo per riflettere sullo stravolgimento dei nostri luoghi più amati e riconosciuti. Le creazioni mostrano Roma e Milano desertificate e inospitali, divenute habitat di animali selvatici disorientati. Pisa e Venezia sono rappresentate in gran parte sommerse dai mari, senza la classica orda di turisti curiosi, ma con un silenzio surreale, invase dall'acqua in una calma surreale, dove non ci sono esseri umani. Accanto a queste provocazioni artistiche, il WWF ha fatto realizzare anche due vignette sul futuro, che rischiamo di lasciare ai nostri figli, perché anche l'ironia può aiutare tutti a riflettere, ma soprattutto ad agire. Gli U2 annunciano nuove date a Parigi. Dopo aver annullato i due live previsti a Parigi il 14 e 15 novembre a causa degli attentati terroristici costati la vita a 130 persone, Bono Vox e compagni hanno deciso di recuperare quelle date il 6 e 7 dicembre all'Arena Bercy. Ciò che è stato rubato a Parigi in quella tragica notte del 13 novembre è insostituibile. Per una notte gli assassini si sono presi vite, musica, pace, ma non hanno potuto rubare lo spirito di questa città. È uno spirito che la nostra band conosce bene e che cercherà di onorare. Daremo il nostro meglio per Parigi. Queste le parole che i membri della band hanno diffuso. Dopo la strage, gli U2 hanno deciso di annullare l'evento ed hanno reso omaggio alle vittime portando fiori al Bataclan, la sala concerti in cui sono state uccise 89 persone. PS4, la Sony annuncia 30 milioni di pezzi venduti. Da poco più di 2 anni, la Sony ha venduto oltre 30 milioni di PS4, e questo senza contare le vendite festive. Se a marzo di quest'anno il conteggio ammontava a 20 milioni di console acquistate, vuol dire che la Sony è riuscita a piazzare mediamente 1,25 milioni di PlayStation 4 al mese. E in una nota la compagnia si è augurata di poter arrivare a toccare i 17,5 milioni di unità vendute tra adesso e la fine del marzo 2016.
Alla luce di questi numeri, è difficile tracciare un confronto con le vendite dell'Xbox One dallo scorso novembre, quando Microsoft riportò di aver venduto 10 milioni di console. Nei guadagni del 2015, Microsoft ha rilevato di aver venduto 1,4 milioni di unità, numeri molto diversi da quelli annunciati da Sony. Comunque, in concomitanza dell'imminente Black Friday e del successivo Cyber Monday, sia Sony che Microsoft hanno abbassato il costo della loro console a $299. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.